Buongiorno a tutti, siamo in collegamento con Marco Aime, antropologo che ormai i lettori di Africa conoscono bene, per fare una chiacchierata con lui circa i temi del suo ultimo libro Classificare, Separare, Escludere, edito Einaudi, nuova serie Magari, che è uscito a febbraio del 2020 di quest'anno. Temi appunto razzismi e identità. Quanto mai dibattuti e delicati, possiamo dire di vecchia data, ma purtroppo, ahimè, anche molto attuali e importanti. Nella prima parte del libro, Aime appunto affronta con un approccio molto esaustivo e interdisciplinare che spazia dalle scienze sociali alla storia, va a indagare appunto il concetto, la nascita delle categorie di etnocentrismo, di alterità, di straniero, di altro, sia nel corso del tempo che tra le varie culture con uno sguardo antropologico, fino ad approdare appunto al concetto di razza inventato da, possiamo dire, da pensatori occidentali a partire dal 1700, e appunto il merito poi di Aime è stato anche andare a vedere come anche altre popolazioni e civiltà se ne siano appropriate e le abbiano poi utilizzate o subite, diciamo, in modo diverso. Allora, siamo nel terzo millennio, perché la categoria della razza continua a esistere, in particolare il pregiudizio del nero? Ma la categoria razza continua a esistere per il semplice fatto che semplifica la vita e dà una risposta immediata, senza problematizzare nulla, alle evidenti differenze somatiche che esistono tra vari gruppi umani della Terra. È lampante, per sì banale dirlo, che noi possiamo riconoscere a prima vista un individuo che viene dall'Africa, poi non sapremmo dire se viene dal Senegal, o dallo Zambia o dal Mozambico, però sappiamo che proviene di lì, o che uno viene dall'Asia, dall'Orientale o dagli altipiani andini. E quindi il concetto di razza semplifica enormemente la lettura di questa diversità. Il problema poi sta nel fatto che su questo concetto abbiamo costruito dei pregiudizi per cui attribuiamo a questa presunta razza anche delle caratteristiche, delle attitudini culturali. Ecco, quindi qui entra poi in gioco quello che possiamo chiamare razzismo, no? Quindi in realtà queste che chiamiamo razze o sono state chiamate razze sono semplicemente delle differenze somatiche, dei tratti somatici che quasi sempre sono più dovuti a questioni di adattamento che non a questioni di tipo genetico. Però classificando, semplificando e tagliando a pezzetti l'umanità in razze, questo legittima la costruzione del noi e semplifica moltissimo. Per questo è ancora un concetto che, nonostante la scienza, la genetica, dopo la scoperta del DNA, ci abbia dimostrato che non esistono, continua a persistere perché è utile a costruire l'idea del noi. Per quanto riguarda appunto il colore, è stato fin dall'inizio, anzi all'inizio è stata la prima linea che definiva, tant'è vero che Linneo, che è il primo che tenta una classificazione delle razze, le classifica per continenti e per colori, bianchi, neri, gialli, rossi, ci sarebbe poi da discutere sul giallo, ma per cui il colore era la prima scansione, la prima linea di separazione. Tra i vari colori, poi al nero, diciamo che da un lato ha contribuito, come hai già detto, tu, l'idea, la concezione, perché poi ogni società, ogni cultura attribuisce ai colori dei significati culturali. Nero per noi è il colore del lutto, per esempio per i giapponesi è il bianco il colore del lutto, quindi è assolutamente culturale. C'è poi da dire che il nero è sempre stato inferiorizzato grazie alla tratta degli schiavi e poi al colonialismo. Il caso degli Stati Uniti è singolare perché il nero negli Stati Uniti è quasi automaticamente schiavo. Come dice James Baldwin, i negri, usando proprio volutamente l'espressione negri, esistono solo negli Stati Uniti, perché da altre parti sono neri o africani. Il concetto di negro, come lo conosciamo adesso, è prodotto di una storia. Quello che oggi col politica corretta viene chiamato afroamericano, meglio africano-americano,
negli Stati Uniti è arrivato come schiavo ed è ancora visto come schiavo. Non è casuale il fatto, per esempio, che Obama abbia anche avuto un aspetto vincente per il fatto che lui è figlio di un padre keniano e non di uno schiavo e di una madre di origine irlandese, mentre invece sua moglie Michelle, che è Overstone, è discendente da schiavi. Questo ha dato sicuramente Obama una percezione diversa anche di sé. Perfetto, infatti quello di cui volevo parlare adesso in questo momento era appunto che oggi coesistono vecchi e nuovi razzismi e vari tipi di razzismi, da quello più, diciamo, becero, evidente, palese, che si rifà un concetto di razza, al quelli che il filosofo camerunense Mbembe definisce nanorazzismi, della battuta subdola, insinuosa, dall'allusione. Ai nuovi razzismi di cui tu parli nel libro, appunto, che sono, definisci appunto, separatisti piuttosto che suprematismi, ma anche a un razzismo più buonista o, se vogliamo, inconsapevole, che è appunto quello che, per esempio, di cui tutti potremmo essere, diciamo, colpevoli, anche sostenitori magari del multiculturalismo, operatori che pongono l'accento sulle specificità, no, diverse, specificità culturali dei vari gruppi umani come ricchezza appunto dell'umanità, mentre invece un'altra lettura potrebbe essere quella del il fatto che la ricchezza umana è fondata proprio sulla somiglianza. Quindi chi in buona fede, chi in malafede, chi consciamente e chi inconsciamente, tutti stiamo contribuendo a reiterare l'idea di razza oggi? Ma diciamo che forse oggi siamo, l'idea di razza è insufficiente a spiegare le varie forme di esclusione, di discriminazione nei confronti dell'altro e del diverso. Per certi versi potremmo dire che siamo in un'epoca post-razziale, nel senso che la scienza ha decostruito totalmente l'idea di razza. Non siamo in un'epoca post-razzista, ecco, nel senso che l'abbiamo visto adesso con gli Stati Uniti, e adesso il caso è l'ennesimo caso di aggressione e di atteggiamento di sicuramente discriminatorio nel confronto di un individuo della pelle scura, ma di fatto l'idea di razza cacciata dalla porta, diciamo dopo la scoperta del DNA, per certi versi è rientrata dalla finestra con delle maschere nuove. Una è quella, per esempio, dell'identitarismo. L'idea di identità legata all'autoctonia, no? Il fatto di avere più diritti di altri perché si è nati in un posto, prima gli italiani, per dire che c'è uno slogan caro a Salvini e alla Lega e ai tanti movimenti localisti che sono sorti in tutta Europa, di fatto che cosa pongono? Pongono di nuovo una priorità basata su un concetto, tra virgolette, di cultura, che in realtà è legato a un fenomeno naturale. Le radici, come si dice, per usare questa metafora. Beh, io non ho scelto dove nascere, sono nato dove mia mamma mi ha partorito, mentre invece la cultura è fatta di scelte. Invece se si sposta sul piano della natura la discriminazione, ecco che di nuovo si ricade in uno pseudo-razzismo. Poi ci sono delle versioni moderne anche molto più raffinate, c'è nato quelli cosiddetti etnodifferenzialisti, per cui la differenza è un valore intangibile e la lettura che viene data è se due culture, due o più culture si incontrano, si contaminano, bisogna fare molta attenzione alle parole, contaminarsi è un verbo che viene dal gergo medico e non porta nulla di buono, ne sappiamo qualcosa di questi ultimi mesi che ci hanno rinchiuso in casa per la paura della contaminazione. Quindi l'idea è ognuno, per difendere la propria cultura, difendere la nostra, ma anche per il bene degli altri che debbono preservare la propria cultura, rimanga a casa sua. È il principio dell'apartheid, questo, l'apartheid sudafricana, che è stato uno degli ultimi regimi razzisti meno formalizzati. Di fatto questa lettura è la negazione della storia. Da sempre le culture si sono scambiate,
mescolate, meticciate. Oggi si fa un gran parlare di multiculturalismo, ma sappiamo benissimo che ogni cultura di fatto è già multiculturale, perché è il prodotto di millenni di scambi. Esattamente come ci siamo scambiati allegramente spermatozoi per centinaia di migliaia di anni, ci siamo anche scambiati idee, concetti, parole e significati. Esatto, quindi diciamo che nella società post-razziale il concetto di identità culturale ha comunque sostituito quello di razza nell'ennesimo comunque tentativo di adattare ai nostri tempi pensieri e politiche di esclusione e eventuali razzismi. Cito dal tuo libro, allora, l'Italia fin dalla sua recente Costituzione si è pensata come un paese monoculturale. A differenza di altri paesi europei non ha nemmeno conosciuto grandi guerre di religione, dato il dominio pressoché totale del credo cattolico. Per certi versi possiamo addirittura affermare di essere stati a lungo una nazione senza essere uno Stato. Gli italiani hanno peraltro sviluppato una scarsa propensione a fare i conti con il proprio passato, non si è limitata, non li ha fatti con il colonialismo, anzi abbiamo nascosto le nostre nefandezze sotto il tappeto del mito autocostruito degli italiani brava gente. Poi continui dicendo appunto come in Italia manca proprio un confronto col proprio passato, non solo rispetto all'epoca coloniale, ma anche rispetto alla propria migrazione, no? Ricordi che tra il 1800 e il 1935 il nostro paese ha visto ben 50 milioni di italiani lasciare il proprio paese. Ecco, allora, in un paese che finora, come il nostro, si è definito, si è considerato monoculturale, un concetto di identità, come può essere considerato oggi anche dalle scienze sociali, non più in realtà come una categoria fissa, chiusa, data, ma al contrario appunto fluida, aperta, in continua evoluzione a seconda del vissuto, del contesto. Quali prospettive ci possono essere per un paese come il nostro, che ha conosciuto comunque flussi migratori anche dall'Africa in un periodo relativamente recente e che quindi solo ora comincia a confrontarsi con questa questione attraverso soprattutto anche la comparsa delle seconde generazioni, dei figli di questi migranti? Quale ruolo anche questi soggetti possono avere nella ridefinizione anche di identità in Italia, in un paese come il nostro? Beh, chiaro, il caso dell'Italia è diverso da altri paesi che hanno avuto, per esempio, l'esperienza coloniale. Non che questi abbiano abolito il razzismo, però hanno maturato una diversa concezione dell'altro, l'hanno conosciuta. Non è un casuale anche che i paesi che hanno avuto la più grossa esperienza coloniale sono quelli dove si è sviluppata maggiormente l'antropologia culturale, cioè l'interesse e lo studio dell'altro, cosa che in Italia non ha mai avuto un grande sviluppo, anche perché quella breve e tragica esperienza coloniale che abbiamo avuto, meno l'ultima è avvenuta peraltro sotto un regime fascista che tutt'altro interesse aveva che quello di comprendere la differenza dell'altro. A questo va aggiunto che siamo un paese anche giovane, che ha vissuto per secoli suddiviso in stati, staterelli, granducati, principati, che ci hanno fatto impazzire tutti quando studiavamo la storia, soprattutto medievale, e che quindi deve ancora forse maturare una tradizione. L'identità nazionale non è proprio al primo posto della percezione degli italiani, molto spesso ci si identifica più nella regione che non nella nazione. E ancora aggiungiamo il fatto che siamo stati un paese che ha sempre esportato persone, cioè siamo sempre stati noi ad andare via. Quindi non siamo mai stati abituati, non siamo mai creati una cultura dell'accoglienza dell'altro in questo senso. Allora, questo quando circa, ormai parliamo di più di 30 anni fa, hanno iniziato le prime immigrazioni, i primi arrivi, parliamo degli albanesi che sono stati i primi in Italia, ha colto tutti di sorpresa, ecco, diventare terra di approdo. E questo ha scatenato delle reazioni di vario genere, da un lato una volontà anche di accogliere, dall'altro invece una volontà di chiusura, di respingimento degli altri, e su questo è maturato sicuramente il pensiero leghista, razzista. Diciamo anche che la coincidenza, la congiuntura storica non è casuale. L'immigrazione in Italia e un po' in tutta Europa arriva anche in un momento di crisi economica, di congiunturale, di una società che è quella del dopoguerra, che
dei famosi gloriosi 30, che aveva costruito un certo benessere, delle sicurezze che vengono meno, e quindi ecco che individuare nello straniero il nemico diventa anche facile per le retoriche di questi partiti. Ora, quindi, di fatto possiamo fare quel che vogliamo, ma tanto l'immigrazione non solo c'è stata, c'è, ci sarà. È un processo inevitabile che è inutile tentare di bloccare, semmai va gestito. Come? Beh, io penso che sicuramente il compito più importante ce l'ha la scuola. La scuola è dove si creano, si sono sempre creati i cittadini ed è il punto dove oggi si creano i nuovi cittadini che non saranno più bianchi italiani e presuntamente cattolici, ma avranno tratti somatici diversi, magari pregheranno in modo diverso, avranno anche qualche atteggiamento culturale, ma che piano piano si arriverà a un'integrazione. Chiaro che questo andrebbe aiutato, purtroppo in Italia la scuola invece subisce quasi sempre tagli e mai aiuti, ma le nuove generazioni già cresceranno con una visione diversa di ciò che li circonda. Se le generazioni più diversamente giovani come la mia sono cresciuti appunto con l'idea che fossimo tutti bianchi italiani e cattolici, beh, oggi un bambino che va a scuola troverà normale che esistano compagni di classe con la pelle scura, che si vestano in modo diverso, che mangino cose diverse, che preghino anche magari in modo diverso. Quindi l'abitudine alla diversità pian piano verrà costruito. Non è certo un lavoro a breve termine. Di certo l'odio, l'astio verso l'altro non aiuta questo processo di integrazione, la creazione del diverso non aiuta questo, però sicuramente è un processo inevitabile che porterà a una nuova definizione di cittadinanza. Bene, ringrazio Marco Aime, ricordo il libro Classificare, Separare, Escludere, scritto con competenze e professionalità, ma fruibile per tutti, non solo per gli addetti ai lavori. Ancora grazie, alla prossima. Grazie a te, saluto a tutti.